Mi impressionò veramente subito tantissimo, perché vedevo un calciatore, un centrocampista che giocava come, come insegnano alla Masia, un giocatore che sembrava che avesse fatto tutto il settore giovanile nel Barça, un giocatore che sapeva già i movimenti da fare, sapeva quando scaricare la palla, sapeva pulire la palla da situazioni difficili e rimetterla pulita su, su piedi di Messi o su piedi di Busquets o su piedi di Coutinho e di chi è lì davanti a lui o dietro di lui. Cioè il giocatore è fantastico, fantastico, ma ieri mi ha commosso perché a me mi aveva già commosso una volta, mi aveva già commosso a Milano contro l'Inter e mi ha commosso ieri sera. È veramente un giocatore da, come dicono in Spagna, DNA, noi ADN, noi si dice DNA, del, da Barça, ecco, perché è veramente un giocatore, al contrario di tanti centrocampisti che abbiamo visto in questi anni, e non faccio i nomi di diavoli come André Gomes, scusa non lo volevo dire, Arda Turan, Denis Suarez e altri giocatori, al contrario vediamo che il giocatore è proprio già dentro la squadra, è un giocatore che sa già il movimento, è un giocatore come se fosse da sempre insieme a noi e soprattutto non ha paura, Max, non ha paura di perdere la palla. Cioè basta vedere André Gomes quanti passaggi faceva davanti in una partita, io se ne contavo due, erano tanti. Arthur non ha mai paura di verticalizzare, non ha mai paura di giocare il pallone e rischiarlo, non ha mai paura di giocare il pallone al limite dell'area nostra, di perderlo, perché lui è talmente convinto dei suoi mezzi e sa che lui il pallone non lo perde, Max. È impressionante, questa dote non la hanno tanti calciatori bravi, la hanno i campioni, Max. Capisci cosa ti voglio dire? Sì, sì. Io non voglio esaltare un calciatore che ha ancora tutto da dimostrare e alle prime armi in Europa, ma a 22 anni un centrocampista così in Europa, brasiliano, non me ne ricordo tantissimi, specialmente centrocampisti. Cioè tutti hanno bisogno, i giocatori sudamericani tutti hanno bisogno di un periodo di ambientamento, tutti, e se ci fai caso ora con l'era dei filmati su internet e YouTube è cambiata un po' la cosa, ma se tu ci pensi, Max, tutti i calciatori sudamericani venuti in Europa hanno, hanno sempre dovuto andare in una squadra di media forza per ambientarsi. Mi ricordo Ronaldo al PSV, ma lo stesso Ronaldinho al PSG, lo stesso Romario al PSV, e pochi sono stati quelli subito, e mi ricordo anche Thiago Silva, è stato 7-8 mesi a Milanello allenarsi senza giocare all'inizio, e Kakà è stato uno dei pochi, ma i brasiliani hanno sempre avuto bisogno di ambientamento. Arthur è impressionante, Max, sembra che giochi con noi da 5-6 anni, è qualcosa di unico. Sulla partita di ieri sera, cosa voglio dire, una cosa che continuo a pensare da tanto tempo e scrivo, ma lo vedo solo io la differenza di abnegazione, di concentrazione, di forza, io intendo anche mentale soprattutto, di voglia di vincere da una Liga a quando conta in Champions o come a quando conta ieri in quarto di finale di Coppa del Re, ecco, che dovevi fare la remontata e sapevi che dovevi giocare al 100%. Io vedo proprio la differenza. Io mi sembra che quest'anno, Max, io quel patto che si sono fatti, continuo a pensare che sia un patto veramente che dicono: ok, la Liga possiamo vincerla, ma se non la vinciamo noi bisogna concentrarsi su altro. Io vedo proprio che loro, quando poi devono tirare fuori quello che devono tirare fuori, fanno la prestazione da Barça. Col Madrid è stato così, col Tottenham a Londra è stato così, ieri sera è stato così. Io vedo veramente un Barça a due facce, ma non un due facce che l'altra faccia è brutta e una è bellissima, che l'altra faccia è un Barça che vedo che sta giocando un po' in Italia si dice col freno a mano tirato, capito, no? Mi sembra proprio che per me saranno quasi che se giocano anche per la Madonna Liga quest'anno la vincano.
perché non abbiamo avversari quest'anno in Liga, perché se avevamo avversari forse non saremmo neanche primi, capito Max? Si vede proprio la differenza. Poi continuo a ripeterti, Artur Melo deve giocare sempre, Coutinho, sono state dette tante parole di involuzione in questi giorni, io ho sempre detto a tutti che Coutinho veniva da un infortunio, è stato forzato il suo tempo di recupero e ha riaccusato lo stesso infortunio, ha dovuto riprendersi a livello fisico dopo che ha disputato una stagione piena con Liverpool e col Barça, è andato al mondiale, ha fatto pochissimo di vacanza, è ritornato a allenarsi subito, quindi un giocatore che ha anche dei carichi pesanti addosso. Io ieri l'ho visto molto molto meglio e una e anche una, come si suol dire, una, come si dice, cioè un rapporto con Jordi Alba in campo molto buono, cioè un'affinità veramente buona, perché hanno giocato veramente tanti palloni loro due, tanti palloni Coutinho ha dato a Jordi Alba perché gli ha fatto lo spazio e l'ha liberato e viceversa. Cioè per me hanno giocato veramente bene, sull'auto sinistro ieri hanno giocato bene. Su quello che diceva Albert di Semedo la penso come lui, perché Semedo sta migliorando tantissimo, però abbiamo visto che ieri Sergio Roberto ha fatto una partita fantastica. Non lo so, diciamo che abbiamo due terzini destri non eccelsi tutti e due secondo me, ma sono alla pari, ecco, non è chi c'è che è meglio o chi peggio. Magari se abbiamo bisogno di più spinta Semedo è migliore, se abbiamo bisogno un po' più di contenimento Sergio Roberto è migliore, ecco, bisogna vedere anche l'avversario che hai di fronte. Va bene, sono d'accordo. 10 anni fa non era a gennaio ma era marzo, non era un quarto di finale ma era una semifinale, dopo che il Barça aveva battuto il Mallorca 2-0 al Camp Nou, il Mallorca stava facendo la remontata in quella semifinale di Coppa, dopo che Castro aveva segnato al 45esimo, quel rimbambito di Martin Cáceres che oggi sta alla Juventus fece un fallo da espulsione in aria e l'arbitro Pito fischiò il penalti e Pinto lo parò e poi Leo marcò all'80esimo l'1-1 e il Barça andò in finale. Allora io vi chiedo, e parto da Albert, ieri stava allo stadio, ma quanto è stato determinante il rigore parato da Jesper Silisen ieri sera, e quanto questo portiere olandese è bravo secondo te? Prima di rispondere a questo devo dire che sono molto 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 d'accordo con Fabio, con quello che ha detto di Arthur, che veramente la testa, che alla fine è la cosa più importante. Quando per esempio abbiamo lo stesso esempio nella squadra con l'altro brasiliano, con Coutinho sicuramente è un giocatore che ci può dare molto più, io aspetto molto da lui che quello che sta facendo adesso, però la testa non ce l'ha, non ha la fiducia che bisogna essere giocatore del Barça, e ovviamente l'esempio più grande da tutti è quello di André Gomes, quindi Arthur è una cosa veramente incredibile. Però sul tema di Silesen, no, Silesen è un portiere che non sarebbe giocando nel Barcellona, sicuramente sarebbe giocando in una squadra di Europa di primo livello, e ovviamente sarebbe titolare in Spagna, forse tranne il Barça e il Real Madrid e l'Atletico, veramente, perché hanno tre grandissimi portieri, sarebbe titolare nella Premier sicuramente sarebbe titolare nel 95% delle squadre in Germania, in Italia, quindi abbiamo questa fortuna che a volte uno pensa, no, per la squadra benissimo, per noi benissimo, ma per lui uno pensa che è normale che forse arriva un momento, arriva un punto che lui decide di andare via, di andare a tentare di essere titolare in una grande squadra, però se lui accetta questa situazione, accetta giocare la Coppa, in caso di infortunio di Marc-André ha l'opportunità, lui è felice qua in Barcellona, per noi è perfetto, perché abbiamo un portiere
di altissima sicurezza, credo che ha 30 anni, quindi è in un buon momento per rimanere qua. Non lo so, io sono molto contento. Forse credo che qualcuna partita di La Liga dovrebbe giocare un po' più, perché sì, è vero che si deve avere il portiere titolare, però quando hai un portiere da questo livello nella panchina che merita giocare più, credo che per lui merita di giocare qualcuna partita più, veramente così, non lo so, in casa contro il Valencia per esempio, non lo so, qualcuna partita di Liga, perché ha il livello, è un giocatore più che merita questo premio. Beh, se no sai, è complicato metterlo in Liga, perché cioè, il portiere è sempre un ruolo molto delicato, ormai De Stegen comanda anche un reparto che è quello difensivo. Insomma, io lo vedo bene, a differenza di altri. Abbiamo visto il ragazzo ieri, Soriano del Siviglia, per carità, belli gol del Barça, ma su quello di Coutinho, lui di testa, lui va male, quindi c'è anche la sua. Però ha fatto una parata su Messi incredibile. Sì, per carità. Perché sei rifatto. Sì, per carità, questo è vero. Però insomma, ecco, avercelo Jesper Cillessen è sempre una cosa molto buona, e leggiamo che il Barça non è disposto a venderlo per meno di 60 milioni, cioè la clausola rescissoria che ha il... Poi penso che lui ha avuto un'opportunità l'anno scorso di andare via, il Barça poteva anche cederlo, ne è voluto rimanere, significa che si trova anche bene dentro questo gruppo, nel rapporto con Ter Stegen, che è il titolare. Io penso che poi queste cose dentro uno spogliatoio hanno molta importanza, quindi ha avuto questa opportunità, ha preferito rimanere al Barça, e speriamo che possa lui portare il Barça alla vittoria della quinta Coppa di Spagna consecutiva. Senti Fabio, adesso nell'entrare nella, io la porto avanti sta cosa perché oggi mi ha inquietato questa cosa, entrando in questioni, mettendo in mezzo anche questioni di bassa cosa italiana, no? Ieri la Juventus, Albert, non so se tu lo sai, è stata eliminata 3-0 dalla Coppa Italia da una grande Atalanta. Oggi io mi sono imbattuto in un giornalista filo juventino che giustificava questa sconfitta dicendo che la Juventus ha fatto una grande preparazione, richiamo di preparazione atletica a gennaio, perché dovrà andare fino in fondo in Champions, e quindi... Allora Fabio, io ti chiedo, ma allora non ci abbiamo capito niente? Cioè, secondo te dove sta la verità? No, allora, però se vanno fuori col corso nero, se poi la preparazione si manca quel corso. Esattamente. Che ragionamento è? Questo è un ragionamento... Allora, c'è un preparatore che penso che sia una convenzione, atletico del Barça, famosissimo, che scrisse una cosa, penso che ha scritto anche un libro, ma mi imbatté in una cosa che scrisse, dove scrisse che la preparazione atletica è una cavolata. E poi parole lui dice che la preparazione atletica si fa tutti i giorni, cioè non esistono carichi, perché carichi non servono. Serve rimettersi in moto, lui spiegava. Cioè, quindi sul discorso di preparazione atletica bisognerebbe aprire un discorso, e non siamo neanche così competenti per aprirlo, capito Max? Certo. Cioè, bisognerebbe averne un pochino studiato, e questo giornalista non penso che abbia studiato da preparatore atletico. Ecco, i giornalisti a volte si sentono tuttologi, no? Con tutto rispetto dei giornalisti, però pensano di sapere tutto di tutto, ma non è così. Il discorso della Juventus, io penso che la Juventus abbia serie difficoltà difensive, avendoci Bonucci così, Benatia che l'ha perso e Chiellini adesso che si è rotto, secondo me la Juventus ha veramente problemi difensivi. Io penso che la Juventus sia una squadra costruita sì per vincere, ma incompleta ancora. Non voglio pronunciarmi tanto sulla Juventus, però secondo me il centrocampo è la parte più debole della Juventus, e come diceva il nostro guru Jean-Claude Wiff, il centrocampo è il polmone di una squadra, senza centrocampo non vincerà mai niente.
Io lo vedo un centrocampo molto scarso a livello di